ci hanno chiamato, la prenotazione è andata bene, i lavori sono buoni, quindi adesso qui all'ospedale Cervello faremo un nuovo emocromo e se tutto va bene faremo la donazione di io di sangue. Io invece donerò piastrine. Sono contento, gli esami sono andati bene, quindi mi posso finalmente donare. Hanno prima fatto questo screening per vedere un po' anche non solo i documenti ma anche il percorso, poi ho fatto questo momento di emocromo per vedere se ero in possibilità di donare, poi ho fatto il controllo medico, poi finalmente ho fatto la donazione e poi è andato comunque tutto bene, perché in realtà, come dice mia moglie, in realtà è un pizzicotto o qualcosa in più, quindi a volte per un pochettino insomma di difficoltà sai che fai una cosa gigantesca. Ho una vera e propria fobia delle siringhe e quindi per me non è stato assolutamente facile donare, però grazie a mia moglie che mi ha spinto e grazie anche alla fede questo passo poi piano piano sono riuscito a farlo. La donazione è molto importante quando c'è un intervento, tanto spesso non c'è il sangue sufficiente. È importante per chi ha patologie, che può essere dalla talassemia ad altro dove c'è un continuo bisogno di sangue. È importante perché all'improvviso ci può essere un problema anche tra i tuoi amici, in famiglia, dove c'è urgente bisogno di sangue, e il sangue è importante che ci sia. Quindi è un gesto fondamentale perché il sangue è vita. Oggi ero venuta qui per donare piastrine, ma il mio emocromo è leggermente basso, quindi non ho potuto più donare. Ma pazienza, sarà per la prossima volta, anzi sarà un pretesto per me per rimettermi un po' in forza e ritornare. Ecco, la donazione può essere utile anche per questo, anche quando non si fa, perché garantisce comunque un controllo periodico per ognuno di noi. Quindi non c'è niente da scoraggiarsi. Donare garantisce un controllo per chi dona, ma soprattutto una speranza per chi riceve il sangue. Sicuramente in quel momento sta peggiorando. Mi raccomando, allora andiamo a donare con il cuore pieno perché fa bene a noi e agli altri.